Buon salve a tutti quanti ragazzi. Siccome l'uscita della nuova espansione ha un po' scombinato i miei programmi, abbiamo perso l'occasione per la posta di DualTube Channel, che recuperiamo adesso. L'utente fumetteria Akiva mi chiedeva: ma ste carte le testano secondo te? Perché come può essere che facciano cose così sbroccate, sbagliate, esagerate e poi debbano bannarle? Io mi sono dato tre possibili risposte. No, non lo fanno e mentono a riguardo. È possibile secondo voi? Non credo. Non avrebbe molto senso se affermassero una cosa del genere per poi non realizzarla. Anche perché vi ricordo che è un'azienda, non è il vostro amichetto con cui giocate a figurine sulle tavole della cucina o il venerdì sera in negozio. È un'azienda, ha delle persone al di sopra a cui rispondere che danno a loro di sotto dei soldi e anche delle persone al di sotto che, beh, anche loro danno a loro di sopra dei soldi. Per quella che è la mia conoscenza della cultura anglosassone, una cosa del genere verrebbe presa persino molto più male, scusate il termine, di quella che, di come la prenderemo noi qui. Va detto comunque che, questa cosa effettivamente spiegherebbe come mai riescono a ricadere ogni volta nello stesso errore di queste carte spanate che vanno dappertutto, vincono tutto e è molto difficile gestirle. Risposta 2. Sì, lo fanno, testano, o lo fanno male. Anche questa è poco possibile, anche se più plausibile. Insomma, sappiamo che la Wizard testa le carte. Dai, mentre sono ancora in fase di progettazione, quando c'è da rifinire gli ultimi dettagli, faccio un esempio. Una volta, che ne so, Liliana, perché io ho in mente sempre Liliana, costava 4, però poi hanno deciso che farla costare 3 andava benissimo lo stesso. Non è vero, però è un esempio. Sappiamo che spesso e volentieri poi i set sono già pronti con un anno di anticipo, se non di più. Perché, cioè, non è che si dicono: ah, tra 2 mesi esce Rivolta alle Lettere, boh, mettiamoci a pensare a Rivolta alle Lettere. No, adesso stanno già pensando al set che verrà fuori dopo a Moquette, se non quello dopo ancora. Quindi, cioè, lo sanno, sono testate quel minimo. L'idea però che non testino, onestamente, dai, è surreale. Testano quel pochino, vedono che funzionano, magari testano nel modo sbagliato, però ecco già questa cosa prende molto più senso. Ma non dimentichiamoci della terza opzione, della terza risposta che ho dato a questa domanda. Lo fanno fin troppo bene. Possiamo pensare che quanto appena fatto con questa ban sia piuttosto stupido. Stiamo pensando, no? Eh sì, un pochettino. Io penso che quando una persona sembra che faccia la stupida, probabilmente è stupida. E se non lo è, ha un valido motivo per cui farlo. E se a farlo è un'intera azienda, il motivo deve essere molto valido e gira che ti rigira è sempre quello: i soldi. I nostri. Oh, abbiamo creato delle carte sbroccatissime, senza le quali non si può sperare di vincere, e ora ve le abbiamo bannate. Scusate, non ce ne siamo accorti. Sanno benissimo quello che fanno e lo stanno facendo bene. È un trend collaudatissimo che purtroppo io ho già vissuto nel periodo buio di Yu-Gi-Oh!, ma che funziona in maniera impeccabile ed imprecabile. E avendolo già vissuto, ho potuto vedere i primi segni dell'avvento del male cercando di avvisarvi. Sapete, no? Quando mi veniva risposto: "Eeeh, ma come sei esagerato! Questo è il miglior standard di sempre." 1071 esaltazioni. Contate per
precise. Dopo il ban, 1071, per fortuna li hanno bannati, che stavano rovinando il meta. Eh sì, bravi. Tornando a noi, il metodo è questo. Creiamo una carta forte, così forte da essere sopra le righe, anche tra le altre carte forti. Favoriamo l'abuso di questa carta con supporti a tema, mazzo veicoli o il mazzo Marvel. Oppure con un ambiente favorevole, removal poco efficienti o a velocità sorcery. Se non entrambi. La carta, che è già forte di suo, diventa ancora più forte. Diventa così forte che ogni deck building diventa da 56 carte, perché le altre 4 sono quelle carte lì, che sono passate da utility cazzute a carte fondamentali, tipo le lande. La carta condiziona il meta. Il popolo manda giù la merda dicendo che com'è buona questa cioccolata. Poi l'azienda fa uscire un qualcosa di nuovo. Bisogna vendere. Così il vecchio deve sparire. O sparisce annichilito dalle carte del nuovo set, cosa che funzionava bene in Yu-Gi-Oh! In Magic un po' meno. Oppure, la domanda. Se in rivolta dell'etere avessimo messo carte ancora più sbroccate, saremmo rimasti punto a capo, innescando tra l'altro un ciclo infinito, esattamente come si faceva in Yu-Gi-Oh! E quindi cosa fare? Facciamo come in Yu-Gi-Oh! Prima stampiamo carte infermabili, insconfiggibili, incontenibili, inarrivabili, inarrestabili, eccetera, 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 e poi le banniamo. Le banniamo con una scusa del cazzo qualsiasi. Un piano talmente geniale che potrebbe sembrare da ritardati. Ma ovviamente, scusandosi, perché è stato un errore di design. Non avevamo ancora creato il Modern. È stato il Pro Tour. Colpa sua! È addirittura venuto ubriaco da noi a minacciarci. Il Pro Tour! Ma noi non volevamo il Pro Tour. Questa è stata la perla finale. Da adesso, infatti, ci saranno più ban appena dopo i set e dopo un mese dal Pro Tour. È così, se abbiamo commesso degli errori ed il meta va corretto, possiamo rimediare subito. Traduzione. Così voi. Prima comprate Saeli e tutta la roba intorno per montarci il combo. E poi, prima di Amoket, leviamo la combo e così potete comprare altre carte del blocco di Kaladesh, ma prima di Amoket. Cara fumetteria, Akiba che mi stai guardando, sappi che purtroppo, per fortuna, a me questa situazione non dispiace. Un po' perché ritrovarmi nella posizione del so tutto io che può mettersi qui davanti e dire ve l'avevo detto è piuttosto figo, devo essere sincero, e un po' perché in fondo non dispiace neanche a voi. Dovremmo continuare a spendere soldi per vincere, anche se ci stanno apertamente inculando, lo so, giusto o sbagliato, beh va bene, l'importante è continuare a scombare di quarto con Saeli. Dio mio, il fastidio di questo weekend di figurine! Tutta la gente visibilmente in erezione per questo nuovo set ed io coglione a chiedere: ma ti piacciono queste nuove meccaniche? No! Anche tu pensi che sarà un bel limited? Perché devo essere sincero, sono molto, molto entusiasmato da questa cosa. Secondo me vengono fuori cose carine. No! Anche tu vuoi scombare di quarto con Saeli? Sì! E se tu sei un negoziante e perdi giocatori di standard, consolati. Il vero problema, quello che la Wizard ignora o fa finta non esista, a seconda dei punti di vista, è che lo standard non può essere preso come un formato for fun e potenzialmente per due motivi. Il primo è che la Wizard lo ha reso il formato più competitivo di tutti, proprio
Pro Tour, almeno 3 stagioni all'anno perché un ciccinino di Modern l'hanno dovuto lasciare. Prodotti tipo Showdown, Giftbox, mazzi, perché è la cosa più importante, bisogna mettere in mostra il prodotto, va venduto, bisogna giocarlo e bla bla bla. E soprattutto perché esiste il Commander, for fun per eccellenza. Il for fun sta al Commander come la figa sta alle donne, mentre il for fun sta allo standard come il cazzo sta alle donne. A volte succede, ma vorresti saperlo prima, perlomeno. È inutile proporre tribali, meccaniche bimbo minchiose o interazioni carine da limited che magari ti capitano solo una volta per sbaglio mentre sei distratto perché hai piccato una cosa invece di un'altra nel formato di punta della tua azienda, che devi metterci i Pro Tour, che devi farci gli streaming, devi farci la pubblicità e ti devi inventare 17 prodotti aggiuntivi per renderlo appetibile a tutti. Non puoi, specie se poi ci metti accanto bestie come i Titani e il Drazi, o mazzi fatti apposta per cararli tipo di quarto turno, o con interazioni che ti fanno un 3-3 in colore che vola, peschi, scarti e non si becca le removal. Ah, vi dispiace? Ah, buon, basta. Allora, niente. Siete perdonati. I'm deeply sorry. Sorry. Torno, scusate. Concludo il video dicendo che, anche se mi aspetto che questo sia il trend del futuro, probabilmente non avremo ban così abbondanti così spesso. Il Pro Tour, questo qua di inizio anno, è sempre stato quello un po' più sensibile, per cui la Wizard effettivamente alzava le chiappe e faceva qualcosa. Che era il vecchio Pro Tour di Modern, tra l'altro. Parlando di Modern, poi spero che la Wizard non se ne scordi, perché è vero che è stata cosa buona e giusta ritoccare qualcosina qui e lì nello standard, ma anche nel modern. Soprattutto considerando che il Pro Tour di Modern lo vedremo nell'anno del mai, probabilmente, salvo altri cambiamenti che io non posso prevedere. Però, cara Wizard, vorrei ricordarti che i combo, o i mazzi unfair, come vuoi chiamarli, esistono anche lì. Soprattutto lì. E con quest'ultima espansione mi hai tipo fomentati altri 16 nuovi. Quindi, cioè, boh, te la butto lì. Ricordati del Modern. Ci vediamo.